Cittadini e associazioni scendono in piazza sabato scorso la manifestazione per dire no alla costruzione della maxi discarica a Riceci. Un nuovo mezzo di soccorso a servizio della comunità, inaugurata a Calcinelli, un'ambulanza all'avanguardia acquistata dalla Croce Rossa di Fermignano e dalla BCC del Metallo. Il Consiglio Comunale di Fano approva il bilancio partecipato, i cittadini potranno scegliere come utilizzare le risorse pubbliche. Una cultura sempre più sostenibile e attenta alla qualità, grande successo per la mostra mercato Fano Fiorisce. Enogastronomia, mostre, spettacoli e talk show. A Sant'Angelo in Vado torna la mostra nazionale del tartufo bianco. Il premio Tartufo d'Oro va all'imprenditore Fileni e agli chef Ugliassi e Barbieri. Ad Apecchio invece Orietta Berti, incoronata regina del tartufo 2023. Ginevra Cannuli porta le Marche sul tetto del mondo. La sedicenne della metaurense Calcinelli vince in Algeria 2 medaglie d'oro ai mondiali juniores di bocce. Lunedì 2 ottobre, un cordiale saluto e benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo scorso fine settimana associazioni e liberi cittadini hanno manifestato in Piazza del Popolo a Pesaro per ribadire la loro contrarietà al progetto di Marche Multiservizi per la realizzazione della maxi discarica di Riceci. C'era per noi Marco Lonigro. Oltre 500 persone presenti in Piazza del Popolo a Pesaro per la manifestazione contro la costruzione della maxi discarica nel territorio di Riceci. Un progetto voluto da Marche Multiservizi che ha avanzato la proposta alla provincia di realizzare una discarica che dovrebbe smaltire 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali. Un progetto, come manifestato già in altre occasioni, non condiviso da associazioni e liberi cittadini. Abbiamo continuato a dire in questi mesi non è stato sospeso nulla, è stato semplicemente richiesto un periodo attraverso il quale portare le integrazioni all'interno del procedimento. Questa settimana sono riprese le trivellazioni e i carotaggi, a testimonianza che Aurora, Marche Multiservizi, ha intenzione di continuare ad andare avanti col progetto. Oggi siete in piazza con diverse associazioni. Sì, siamo presenti con diverse associazioni che adesso poi vi presenterò. Ci siamo noi di Diversamente, la Lupus che è un'associazione ambientalista, Urbino contro la discarica, Pesaro contro la discarica. Ci sono anche dal comitato a difesa del territorio di Terre Roveresche. Quindi abbiamo cercato di portare in questa piazza tutti coloro che in questi mesi stanno dicendo no a questa politica di gestione dei rifiuti portata avanti in questa provincia. Questo è l'argomento, noi non siamo quelli del no, quello che noi non condividiamo è il modus operandi. Siamo di nuovo in piazza per affermare ancora una volta che questa discarica è la cosa più sbagliata che ci possa accadere. Non la vogliamo e tante persone come oggi dicono non vogliamo questa discarica. Nonostante diverse rassicurazioni, comunque la discarica resta nei piani. Esattamente, da quanto sappiamo e da quello che possiamo vedere, la discarica è ancora nei piani di Marche Multiservizi e di Aurora. Noi come Assemblea Permanente di Cittadini Urbino siamo qua per manifestare e per dare il nostro appoggio a tutta la cittadinanza che ha questa necessità. Quello che cercherò di dire da pesarese è proprio rivolto ai pesaresi, che sono molto assenti anche da questa forma di protesta, perché purtroppo noi pesaresi mettiamo la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, cioè cerchiamo ancora una volta di non capire, eppure si capirebbe benissimo, che questi sono problemi nostri. Pesaro è la maggior produttrice di rifiuti della provincia, per l'estensione del territorio e per il numero di abitanti. Pesaro, come comune di Pesaro, detiene il 25% del capitale sociale di Marche Multiservizi. È il comune che ha la maggioranza, tra la maggioranza del 52%. Quindi è il maggior responsabile di tutto quello che avviene nel bene e nel male in termini di rifiuti, raccolte di rifiuti e degli impianti relativi. Noi siamo qui oggi per dire assieme a tutti gli altri il nostro no a questi mega impianti. Poi
la gestione dei rifiuti va fatta, gli impianti servono, ma non certamente come questi progettati da Marche Multiservizi. ALT, non da Marche Multiservizi, da ERA. No alla discarica, no alla discarica, no alla discarica. Malore fatale sabato mattina nella piscina Parco della Pace a Pesaro, dove ha perso la vita Mario Raiola, un bancario di 59 anni, residente a Tavuglia. L'uomo si stava allenando nella piscina da 50 metri quando ha accusato un malore improvviso. A soccorrerlo, prima dell'arrivo dei sanitari del 118, il bagnino della struttura di via Re di Puglia e un nuotatore che si trovava nella vasca al momento dell'accaduto. Per Mario Raiola non c'è stato nulla da fare. Il 59enne, residente a Tavuglia, lascia la moglie e i suoi due figli. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri per le consuete indagini. I vigili del fuoco oggi sono intervenuti in due incidenti stradali. Il primo è accaduto alle 12.30 in località Roncaglia, nel comune di Pesaro, dove un'auto è finita fuori strada. Gli occupanti sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso per accertamenti. Ad Urbino invece, poco prima delle 14, si è verificato uno scontro tra due autovetture lungo la strada provinciale 9 Feltresca. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, uno dei quali alimentato a metano. Tra le persone che sono ricorse, tre le persone che sono ricorse alle cure dei sanitari. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Frutto di un'intesa tra il Movimento 5 Stelle e la Giunta, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano, con voto all'unanimità, salvo le astensioni di Lega e Fratelli d'Italia, è stato adottato il bilancio partecipato. Grazie all'approvazione del regolamento, ora i cittadini potranno scegliere direttamente come utilizzare parte delle risorse comunali. Come farlo e di che cosa si tratta ce lo spiega l'assessore Sara Cucchiarini. Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio partecipato. Che cos'è il bilancio partecipato? È un percorso estremamente nuovo che mettiamo in campo dopo un'attività lunga di quasi un anno condivisa con diverse forze sia di maggioranza che di opposizione, quindi con un'attività molto ampia del Consiglio Comunale al fine di andare a predisporre un regolamento che individui comunque sia una giuria popolare che cerchi comunque di avere delle adesioni, delle presentazioni, dei progetti di lavori, di piccoli lavori pubblici o anche alcune attività nei quartieri da parte della cittadinanza. Metteremo a disposizione nel prossimo bilancio di previsione delle risorse economiche che sarà la Giunta a licenziarne la quantità e poi il Consiglio Comunale in un capitolo nuovo che sarà appunto il capitolo del bilancio partecipato. La cosa importante sarà che comunicheremo in modo puntuale già dai prossimi giorni tutti gli step che sarà possibile leggere anche sul sito del Comune, alla pagina specifica del bilancio partecipato. Ci sarà un avviso di una manifestazione pubblica per poter partecipare sia alla giuria popolare che sceglie la prima scrematura dei progetti, ma anche per presentare i propri progetti. Facciamo un esempio concreto. Un cittadino che vuole realizzare un'opera, che cosa deve fare? Si va nella pagina del Comune di Fano, nella voce bilancio partecipato, c'è una modulistica specifica, ci sono una serie di campi da compilare dove comunque si richiede di inserire le proprie generalità, si deve essere cittadini o cittadine del Comune di Fano e poi si spiega per sommi capi il progetto che si intende portare nel proprio quartiere e come si intende presentarlo.
E il tutto nasce da una mozione presentata tempo fa dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. È una vittoria, se vogliamo, del nostro gruppo consigliare che portiamo avanti da tanti anni. È una di quelle battaglie su cui ci siamo battuti e infatti a marzo del 2022 fu approvata, diciamo, all'unanimità in consiglio la mozione. E con questo percorso che è durato circa un anno e mezzo di commissioni e di incontri anche informali con parte della giunta, con anche altri consiglieri comunali, poi come presidente della commissione bilancio, ecco, un'attività che ho portato avanti appunto come presidente per arrivare appunto a una conclusione. Arriviamo obiettivamente un po' lunghi su questo percorso, ma è un percorso che bisognerebbe cercare di non politicizzarlo, cioè non dovrebbe avere una connotazione politica. Il bilancio partecipato è un qualcosa che dovrebbe far avvicinare tutti quei cittadini che oramai sono lontani dalla politica a sentire propria la città e quindi fare proposte, capire anche come funziona il bilancio di una città e come vanno portati avanti certi progetti. Sabato scorso a Calcinelli di Colli al Metauro è stata inaugurata un'ambulanza, un mezzo di soccorso che va ad aggiungersi a quelli già a disposizione della Croce Rossa, acquistato grazie al contributo della BCC Metauro. Un clima di soddisfazione vissuto tra le autorità e i volontari che ogni giorno sono impegnati sul territorio locale. C'era per noi Cristiana Guerra. Un nuovo mezzo del 118 a servizio della comunità. L'inaugurazione della nuova ambulanza è avvenuta sabato scorso a Colli al Metauro ed esattamente a Calcinelli presso la Casa della Salute. Un veicolo con tecnologia all'avanguardia per una risposta rapida alle esigenze dei pazienti che permette al personale medico e infermieristico di operare in piena protezione e sicurezza. La cerimonia ha radunato gli amministratori locali, tra cui i sindaci di Fermignano Feduzzi, di Colli al Metauro Briganti e alcuni rappresentanti della Croce Rossa che hanno voluto essere presenti al taglio del nastro e alla successiva benedizione. L'ambulanza è all'avanguardia come attrezzatura, è un'ambulanza di tipo A ALS per tutte le emergenze che ci sono sul territorio. È dotata di tutte le attrezzature previste in queste macchine, defibrillatori, aspiratori e tutte apparecchiature salvavita che sono in dotazione in tutte le ambulanze dell'ASUR. Un gesto concreto di amore e attenzione per la cittadinanza, realizzato grazie al lavoro di squadra, ad una costante motivazione, agli sforzi continui e al sostegno di tante persone, tra cui quello della Banca di Credito Cooperativo, da sempre attenta alle esigenze del territorio. Una Croce Rossa in più a disposizione del nostro territorio, perché tra l'altro questa POTES, sulla quale devo ringraziare da sempre gli enti competenti, quindi l'ASUR prima, oggi ST e la Regione Marche, non hanno mai messo in discussione la presenza di questa ipotesi, anche perché ha dei numeri veramente importanti in termini di chilometri percorsi, in termini di interventi che vengono svolti sul territorio. Avere oggi a disposizione due mezzi, quindi un mezzo nuovo e il mezzo precedente che verrà utilizzato come muletto in caso di necessità, fa sì che ci sia una maggior sicurezza, una maggior copertura per tutto il nostro territorio, quindi siamo veramente felici di essere qui oggi. Oggi inauguriamo questo mezzo di soccorso, questa ambulanza che la Croce Rossa di Fermignano insieme alla BCC del Metauro hanno acquistato e che rendono disponibile per la Bassa Valle del Metauro, quindi un servizio importante, soprattutto un mezzo importante, altamente qualificato e che permetterà di tutelare la salute appunto dei cittadini della nostra valle. Torna con un programma ricco di iniziative la 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado. Quest'anno il premio Tartufo d'Oro verrà consegnato a due mostri sacri della cucina italiana, Mauro Ugliassi e Bruno Barbieri, e all'imprenditore Giovanni Fileni, fondatore di Fileni Alimentari S.p.A. Simona Zonghetti. Enogastronomia, grandi ospiti, talk show, premi, mostre, laboratori, musica, spettacoli e motoraduno internazionale. Inizia il conto alla rovescia per la 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado, che torna con 7 giornate dense di iniziative a partire dal 7-8 ottobre grazie a un percorso che attraversa il centro storico della cittadina.
La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, ente che, come sottolineato dall'assessore all'agricoltura Andrea Maria Antonini, presta un'attenzione particolare al tartufo come prodotto agricolo nelle sue fasi di filiera, dalla trasformazione fino alla commercializzazione. Abbiamo da pochissimo, la settimana scorsa, costituito e per la prima volta riunito il tavolo della filiera, quindi è la prima volta che avviene. Risultato importante, in pratica sullo stesso tavolo si sono seduti rappresentanti del mondo tartuficolo, delle tartufaie, quindi sia i cavatori che i coltivatori, del mondo commerciale, quindi è importante proprio radunare in un unico anche incontro, momento di riflessione, tutta la filiera. La volontà è quella di cercare sempre di più di da un lato proteggere il tartufo, incentivare la produzione, e l'altro aspetto importante è veramente iniziare a discutere sulle tartufo tutto l'anno. La mostra del tartufo bianco, ha poi dichiarato il sindaco di Sant'Angelo in Vado, celebra un anniversario storico. In questa 60ª edizione, ha aggiunto, cerchiamo di fare un salto in avanti, alzando l'asticella di tutti gli eventi in programma e coinvolgendo la ristorazione e la gastronomia locale, fondamentali per la valorizzazione del territorio. Avremo un premiato importante, una delle 3 stelle Michelin, una delle poche 3 stelle Michelin che abbiamo in Italia, mi sembra che sono 11, quindi abbiamo l'onore di averne uno e di premiarlo. Avremo sempre nel solco dell'enogastronomia, nel secondo weekend, che è quello dedicato ai motori, un altro personaggio importantissimo nel mondo del turismo, diciamo così, perché poi ha un po' deviato le sue attività, però oggi è Bruno Barbieri, un grandissimo intrattenitore televisivo che comunque veicola il come fare turismo in Italia e nel mondo. E poi l'ultima, avremo un weekend dedicato all'imprenditoria. Il fulcro dell'evento, destinato al commercio del prezioso tubero, palcoscenico di talk, premiazioni e spettacoli, sarà Piazza Umberto I. Da qui si snoderà il percorso del gusto verso Corso Garibaldi, mentre a Palazzo Mercuri l'arte si coniugherà all'alta cucina insieme a cuochi celebri, allestimenti dedicati, degustazioni e musica. Inoltre quest'anno la cucina della corte gastronomica sarà a cura dello chef Marco Vegliò del ristorante Il Galeone di Fano, che preparerà menù ad hoc. Tra le novità dell'evento, una maxi frittata al tartufo il 7 ottobre alle ore 19 e il Bosco Urbano, una mostra itinerante di alberi con cui il tartufo vive in simbiosi. Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con i giochi e laboratori allestiti tutte le domeniche in Piazza delle Erbe. Cosa troveranno i visitatori in questa 60ª edizione? Allora, troveranno tante mostre d'arte, troveranno quindi vari palazzi storici che vengono aperti solo esclusivamente per questa occasione, quindi anche delle cantine monumentali dove sarà possibile degustare su cantine del 400. Troveranno una Domus del Mito, che è una casa romana del primo secolo dopo Cristo, che ha 800 metri quadrati di mosaici bicromi e policromi ed è uno dei ritrovamenti archeologici più importanti d'Italia degli ultimi 50 anni. E troveranno e si gusteranno la voglia di perdersi nei vicoli per poi trovare delle piazzette dove ci sono comunque spettacoli, eventi, talk show. E venite, poi vedrete. Poi deve essere anche una sorpresa, non possiamo dire tutto. Intanto da Pecchio è stato registrato il record di presenze per la 41ª edizione di Tartufo e Birra. Le 3 giornate sono passate in un clima di allegria tra animazioni ed intrattenimenti, degustazioni, mostre, musica e spettacoli. Fiore all'occhiello dell'evento è stato il concerto di Orietta Berti, che ieri ha chiuso la serata con i suoi pezzi più celebri, spaziando tra grandi classici e nuove hit. Al termine dell'esibizione, la Berti è stata incoronata regina del Tartufo 2023 dal sindaco Nicolucci, con un'ovazione del pubblico presente. Invece il premio a Pecchio, città della birra, premio Franco Re, è stato consegnato ai 2 birrifici locali Collesi ed Amarcord. Con la conduzione di Tinto, volto TV dei canali Rai ed esperto di cucina ed alogastronomia, l'onorevole Mirko Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, ha premiato Giuseppe Collesi ed Elena Bagli, sottolineando come non sia scontato investire nell'entroterra.
E ci spostiamo al Pincio di Fano, dove ieri si è conclusa la 4 giorni dedicata a Fano Fiorisce, la manifestazione patrocinata dall'assessorato al turismo e alle attività economiche che anche quest'anno ha attirato centinaia di persone. Il servizio è di Stefania Schiaroli. Fiorellin nel prato, messager d'amore. Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori che si è svolta dal 28 settembre al 1 ottobre. Un appuntamento ormai consolidato che attira tantissimo pubblico. Il Pincio è stato il palcoscenico dell'iniziativa, coloratissimo e profumato di fresche fragranze. Tanti fiori caratteristici e una cultura sempre più green e attenta alla sostenibilità e alla qualità. Più di 20 gli espositori pronti a offrire un bellissimo colpo d'occhio e creare un'atmosfera unica. Sì, sono diciamo un mix di erbacee perenni molto resistenti che proponiamo in alternativa al solito ciclamino, alla solita violetta. Quindi qui diciamo che giochiamo un po' sul colore delle foglie, che sono molto variopinte e quindi danno sempre questo effetto decorativo molto bello. Per tutti i giorni della mostra a mercato sono stati organizzati nell'area dei Giardini Roma dei giochi da tavolo in legno per grandi e piccini, così da avere un momento anche di socialità. Mentre domenica 1 ottobre si è svolto lo spettacolo Magicamente a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Abbiamo portato qui a Fano Fiorisce tutti i giochi per i bambini in legno, quindi il cercare di recuperare la collaborazione, di recuperare la relazione attraverso non un videogioco, uno schermo, ma semplicemente attraverso dei piccoli pezzi di legno che diventano poi un gioco, diventano un simbolo di una cultura che non è tanto passata ma che ci può insegnare tanto e può tramandare tanto. Quindi in questi giorni abbiamo visto tanti ragazzi giocare, tante persone piccole e grandi ma anche persone adulte divertirsi, interagire all'interno di questi giochi e per noi è una soddisfazione per tutto quello che abbiamo pensato e soprattutto perché comunque all'interno di Fano Fiorisce la città ha gradito. Fano Fiorisce e anche musica, così è stata rinnovata la sinergia con l'Orchestra Sinfonica Rossini. L'Orchestra Sinfonica Rossini si è occupata di organizzare la parte musicale di questa bellissima iniziativa Fano Fiorisce. Concerti con i professori della nostra orchestra, le prime parti, qui dietro vedete e sentite il quintetto d'Ottoni, quindi la musica al servizio di questa bellissima iniziativa ormai tradizionale per Fano. Ed ora passiamo allo sport con il doppio oro conquistato dalla sedicenne di Calcinelli, Ginevra Cannuli, che si è laureata campionessa del mondo juniores di bocce in due diverse specialità. L'ha incontrata per noi Matteo Del Vecchio. Diventare campioni del mondo non capita tutti i giorni. Vincere due titoli a distanza di 24 ore l'uno dall'altro rientra a tutti gli effetti in quella che potremmo definire un'autentica impresa sportiva. A compierla è stata Ginevra Cannuli, sedicenne atleta della bocciofila metaurense di Colli al Metauro, che il 23 e 24 settembre ad Oran, in Algeria, ha conquistato un doppio oro ai campionati mondiali juniores. Ginevra, cresciuta a pane e bocce e già campionessa italiana under 15, ha trionfato nella coppia femminile insieme alla bresciana Rachele Vivenzi e in quella mista col cremonese Luca Domaneschi e oggi, a meno di 2 settimane dalla vittoria, si gode il momento e tiene stretta a sé le 2 medaglie. Che è stata veramente una grandissima emozione che ormai sognavo da diversi anni, quindi esserci arrivata ancora è un po' difficile da capire. La coppia femminile siamo partiti subito bene e abbiamo subito vinto, sempre vinto. E sì, la finale è stata diciamo quella un po' più andata liscia, ecco, in confronto alla coppia mista giocata il giorno dopo. Coppia mista siamo partiti un po' male con una sconfitta nel girone di partenza, però non contava, ecco, diciamo, la sconfitta, quindi ci siamo un po' rimboccati le maniche, siamo entrati con voglia di vincere. E anche se sofferta è arrivata la vittoria. Ora, nel futuro diciamo prossimo, adesso avremo gli incontri di campionato validi per entrare nel Final Four, quel campionato femminile Campobasso, quindi assolutamente quello è il primo obiettivo. E poi ovviamente anno nuovo, quindi tutte gare nuove, l'obiettivo è sempre diciamo quello di giocare bene e far bene la propria stagione.
E per salire sul tetto del mondo, oltre alle doti naturali, servono impegno e tanto allenamento, come conferma Giorgio Alegi, tecnico non solo di Ginevra, ma dell'intero movimento boccistico della Meta Orense. Ho iniziato nel 2020 a seguire il settore giovanile e in questi 3 anni abbiamo raggiunto diversi primi posti. Nel 2022 con Ginevra nell'individuale, poi abbiamo Sofia Minardi che ha vinto il tiro di precisione e detiene con 34 punti il record italiano. Poi abbiamo Amelia Piastra che ha vinto diverse gare nazionali e di cui nel 2023 ha vinto il titolo europeo. Ginevra Canuli, per chiudere la ciliegina, ha vinto 2 mondiali in Algeria. La vittoria di Ginevra dunque è un po' la vittoria di un'intera società, una società che non lascia indietro nessuno e che la medaglia d'oro se la meriterebbe ogni giorno per l'impegno profuso in tutti i settori. Siamo riusciti ad ottenere dei grossissimi risultati. Basta dire, la Meta Orense è prima sul tetto dell'Europa, ora sul tetto del mondo. Non lo so, non riesco più a dire niente perché poi dopo magari comincia a fare qualche lacrimuccia. Grazie per tutto quello che ci hanno dato e che ci daranno, speriamo anche in un futuro, anche prossimo, perché poi abbiamo un incontro nel campionato femminile. Siamo alla pole, passato la pole, speriamo nella Final Four di Campobasso. Complimenti dunque alla bocciofila Meta Orense e complimenti doppi a Ginevra, che al pari di tanti suoi coetanei sta dimostrando sul campo che le bocce non sono solo uno sport per vecchi. Stasera dopo il TG di Fano TV parleremo di un progetto per la salute dei lavoratori nelle aziende. Allora sentiamo di che cosa si tratta in questa breve anticipazione del dottor Gerlando Davide Schembri. La promozione della salute nei luoghi di lavoro in collaborazione con CNA e Master Quality è una serie di attività per l'azienda, quindi il datore di lavoro, ma soprattutto i lavoratori, per evitare, limitare quelli che sono gli infortuni e le malattie professionali con una serie di attività di gruppo e singolarmente, dove vengono analizzate e vengono informati i lavoratori in merito allo stile di vita. Prevalentemente i campi sono il tabagismo, le abitudini alimentari, l'alcol, l'attività fisica, perché è stato visto che non solo esiste un miglioramento di quelli che sono le patologie anche preesistenti che può avere un lavoratore e quindi non si devono aggravare con l'attività lavorativa, ma anche il cambiamento dello stile di vita porta a una riduzione dell'incidenza di denuncia di malattie professionali. E la richiesta da parte del medico competente di dati come l'altezza, il peso e queste abitudini influenza la sicurezza anche dell'attività lavorativa. Si va non solo a sensibilizzare socialmente un individuo che passa la maggior parte della propria vita in un ambiente lavorativo, in questo ambiente bisogna fare la promozione della salute, ma si entra, non in generale ma nello specifico, sui rischi che ha il lavoratore, insegnandogli con una corretta informazione e con la giusta comunicazione quelli che sono i sani principi dello stile di vita e della prevenzione delle malattie in generale, ma in modo specifico degli infortuni e delle malattie del lavoro e correlate al lavoro. E questa sera concludiamo il nostro telegiornale aprendo il grande album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Vittorio Simonetti e a Gina Franceschetti che il 28 settembre hanno festeggiato le nozze di pietra, 65 anni di matrimonio per questa coppia di terre roveresche. I nostri auguri vanno anche a Carla Contarini e Maurizio Battistini, residenti a Fano, che sabato scorso hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Ultima coppia, oggi invece ne festeggiano ben 58 Giancarlo Testaguzza e Francesca Valenti di Mondavio. A queste 3 coppie tanti auguri da parte dei familiari e ovviamente da tutto lo staff di Fano TV. Noi ci fermiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo e poi all'approfondimento in studio con la CNA di Pesaro e Urbino sul tema delle aziende in salute e Master Quality. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata sul canale 19.